corso di alta formazione per cuochi professionisti ed aspiranti chef. A Pozzilli, presso l'Hotel Dora, stamani una sessione di lezioni tenuta da Fabio Tacchella, chef di levatura nazionale, organizzato dall'Unione Cuochi della Regione in sinergia con la FIC, la Federazione Nazionale di Categoria. Il corso di approfondimento pratico-teorico ha riguardato tecniche di cottura, conservazione e rigenerazione degli alimenti da utilizzare nella mise en place del menù alla carte senza disdegnare la banchettistica. Ma questa è un'iniziativa creata dalla Federazione Italiana Cuochi, che è l'organo ufficiale nazionale che rappresenta tutte le regioni italiane e mette a disposizione delle varie regioni, quindi i colleghi professionisti cuochi, dei corsi di alta formazione che servono a dare ulteriore professionalità sempre di più alla nostra cucina, anche partendo dai territori della cucina, sia regionale che provinciale, e valorizzare i prodotti del territorio. Questa è un'iniziativa che la Federazione Cuochi porta avanti da un paio d'anni e dobbiamo dire che sta dando un grande riscontro, perché vediamo elevarsi sempre di più la professionalità dei nostri colleghi in tutta Italia. Ci dica alcuni prodotti molisani di cui andare davvero orgogliosi in Italia e in tutto il mondo. Ma non viene da me, viene naturalmente dal successo che hanno alcuni prodotti tipici nostri, come il caciocavallo, come la ventricina di Montenero, il caciocavallo dell'Alto Molise, per poi senza dimenticare quelle che sono le ricette tipiche marinaresche che stanno sulla costa sostanzialmente. Naturalmente non dimenticare le tipiche ricette con la cottura delle carni, che hanno una particolarità che non ha niente da invidiare ad altri territori, il nostro Molise. Dal presidente provinciale dell'associazione di categoria, lo chef Adriano Cozzolino, l'annuncio di un prossimo analogo appuntamento tra circa un mese. Dunque l'alta formazione tornerà in aula, in cucina e a tavola ancora all'Hotel Dora.